Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi siamo su The Sims 4. Allora, Anna sta guardando la TV. Dovresti andare a lavorare oggi, sì, alle 14 e non hai iniziato l'incarico, quindi basta guardare la TV e suoniamo il violino. Esercitati. Invece Lucia è già al lavoro. Perché non suona il violino? Sì, ok. Questa porta qua dovremmo cambiarla. È un po' bruttina. Visto che ora abbiamo un po' di soldi, magari la cambiamo. Ci mettiamo... No, ci vogliono quelle singole. Tipo questa non è male. Non è male. Questa non ci sta. Questa è troppo grande. Queste sono classiche. No, dai, questa. Vediamo di che colore si può mettere. Questa ci sta bene. Questa sull'arancione forse è ancora meglio. Sì, dai. E in entrata cosa abbiamo? Ah, abbiamo questa. Beh, dai, cambiamo anche questa. Qua forse possiamo mettere... No, queste no. Non ce ne sono da... Ah, sì, ci sono, ma sono enormi. Potremmo mettere la stessa. O se no questa. Ma sì, dai, questa. No, però deve essere bianca come le finestre. E invece qua possiamo pure lasciare questa. Ok. Ti stai esercitando? Perfetto. Lei torna dal lavoro... A che ora torna? Non me lo dice? Ah, sì. Alle 19. Va bene. Lei fra un'ora va al lavoro, 25%. Ce la facciamo? 50. Oh, deve andare al lavoro, 75. Manca poco. Completato, vai. E questo lo rimettiamo qua. Anna si trova al lavoro, va bene. Aspettiamo che qualcuno torni. Lei torna alle 21, Lucia torna alle 19, quindi ci siamo quasi. Manca poco per una nuova promozione, molto bene. Allora, hai fame. Intanto cambia abiti quotidiani. Apri, prendi una porzione. E finché mangi, guarda il canale comico. Marina, vieni pure dentro. Magari chiacchieriamo un pochino. Sì, ma dovevi finire di mangiare però. Esatto. Ripulisci. Scatta una foto insieme. Complimento sincero. E poi direi che possiamo anche mandarla a casa. Visto che vorrei dipingere un pochino. Intanto è tornata anche Anna. Facciamo un dipinto astratto, piccolo. Tu invece sei arrivato, non hai bisogno di fare nulla. Magari scriviamo ai nostri amici di penna. Vediamo, scrivi... No, ho sbagliato. Dov'è? Socializza. Scrivi una lettera a Twinbrock. E poi socializza, chiedi una lettera a Twinbrock. Socializza, cerco l'amico di penna. Tu stai dipingendo? Che cosa... Ho scritto sui forum... Pensa che aspetto ora eventuali risposte. Quindi se io vado su socializza... Esatto, adesso non posso farlo... Controllo le risposte degli amici. Vediamo se magari ci hanno dato una risposta. No, è ancora presto. Allora puoi andare a dormire. Che cos'è questa cosa? Congratulazioni, Lucia, ha appena finito di dipingere un capolavoro. Beh, effettivamente molto carino. Magari sentiamo anche un po' il nostro agente. Vediamo
se ha qualche notizia per noi. Sì, ha venduto qualcosa. Esatto. Questo lo possiamo mettere qua in cima? Però così. Sì. Direi che ci sta bene. E ha sonno. E allora vai a dormire. Adesso dormono entrambe. E vabbè, aspettiamo. Poi vorrei provare a fare una cosa, perché mi avete scritto nei commenti che in teoria si può, tipo, con Anna andare in giro per le zone del quartiere con la chitarra o anche con il violino e suonare, e si guadagna suonando così tra la gente. Quindi vorrei provare. Aspettiamo che si sveglino. Vai al lavoro per oggi? Alle 14, no, no, abbiamo tempo. Apri. Prendi una porzione. Lei invece deve andare in bagno. Loro usa. E poi prendi una porzione. Poi ci equipaggiamo la chitarra, il violino. E proviamo ad andare un po' in giro. Ah, viaggia. Vediamo, potremmo andare in questa zona qui. Qui c'è la libreria, la palestra, un locale. Beh, andiamo pure qua. In teoria si dovrebbe poter girare comunque tutto intorno. Vediamo un po'. Sì, esatto, si può girare comunque tutto intorno. Qua si può andare... si può andare fino a qua. Bellissimo questo posto. Che cos'è questo? Un melo. Ok, pensavo fosse un pero. Questo è un posto bellissimo. Questo è un pero. Vabbè, ma non si può raccogliere nulla. Anche questo. Cipolle. Ok, vabbè, ma non siamo qui per raccogliere le piante. Siamo qui per suonare. Vediamo un po'. Se io mi metto qua. Vediamo se ci sono altre zone. Molto carino qui. Anche qua. No, fin qua basta. Qui siamo arrivati al limite. E qua, vabbè, c'è l'altro lato della strada, ma non si può andare, mi sa. No, non si può andare. E neanche forse di qua. No, fino a qua si arriva, d'accordo. Allora, dove sei? Eccola. Vediamo, sono una canzone. Forse tieni un jam session, può essere questa? Non so come funzioni. Vai a fare jogging. Suona una canzone. Vediamo se la signora passa e fa qualcosa. No. Ma no, ma come? Non lo so. Se io faccio questa. Arietta della sua pimenta. Vediamo se qualcuno si addormenta. Vediamo se questa qui si addormenta. In teoria, suonando questa canzone dovrebbero addormentarsi. Eh sì, si stanno addormentando tutti. Sta venendo sonno a tutti quanti. Ah sì, anche a loro. Poverini. Gli abbiamo fatto venire sonno a tutti. Aspetta, proviamo qualcos'altro. Della sofisticheria. Dovrebbero cambiare abito. Sì, lui ha già cambiato abito. Loro no? No, questa ha ancora sonno. Niente, ok. E allora proviamo... della pulizia.
Beh, dalla pulizia di solito funziona in casa, cioè tutti quanti cominciano a pulire la casa, quindi qua fuori no, non funziona. Allora, basta, 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 riproviamo quello del sonno. Assopimento. Vediamo se qualcuno si addormenta. No, però hanno sonno. E invece con il violino cosa possiamo fare? Se io faccio suono a un concerto? No. Non so se si possa guadagnare suonando in strada. Pifferaia. No, è la stessa cosa. Adesso vai in serenata. Sono in cerca di ispirazione. No, mi sa tanto che non si può guadagnare così. No, non viene nessuno. Vabbè, ci abbiamo provato. Se io faccio così, nulla. No, vabbè, non importa. Torniamo a casa allora. Pensavo potesse funzionare. Allora, rimettiamo. Qua è arrivato qualcosa. No. Lo so, devi andare in bagno. No, ma che è successo qua? Sostituisci, usa. Rimettiamo la chitarra qua. E il violino era qua. Perfetto. Tu sei a posto in tutto? Sì, sei abbastanza a posto. Qua abbiamo dipinto al 40%, al 50%. Andiamo a dipingere ancora, che secondo me fra poco arriva un'altra promozione. Quindi facciamo un dipinto realista, sempre piccolo. Lei ha bisogno di igiene e socialità. Allora, fai una doccia e poi vediamo se ci ha risposto qualcuno dei nostri amici di penna. Controllo le risposte. Quindi come sta andando? Una barchetta? Un nuovo amico di penna da Sunset Valley. Ricordo quando tutti vivevano a Sunset Valley. Ora i tempi sono cambiati. Beh, effettivamente, era il quartiere principale di The Sims 3. Sta già andando a lavoro. Ah, ok, va bene. Questo l'abbiamo fatto. Avevi bisogno di un po' di socialità, però. Lavora sodo. Come sta andando qui? Molto bene. Carinissimo. Un altro capolavoro, wow! E lo mettiamo qua intanto. Ne facciamo un altro? Lo so che hai completato, però vorrei provare a farne un... Ma scusa, ma non vai al lavoro? Ah, ma è venerdì, non va al lavoro! Beh, allora... No, dai, ne facciamo un altro questa volta, surrealista. Sempre piccolo. Forse questo ce l'abbiamo già. Mi sa che è questo. E allora lo... Sì, è lo stesso, allora lo vendiamo. Colonna sonora muta. Anna si è esercitata più e più volte su una sezione della colonna sonora, ma non riesce a eseguirla bene. È piuttosto frustrante. Deve insistere o prendersi una pausa? Prenditi una pausa. Ottima scelta. Dopo aver preso da bere, Anna si sente molto meglio e le note sembrano mettersi al posto giusto da sole. Ora nulla può fermare Anna. Molto bene. Questo si può vendere. Vendi alla galleria d'arte? Sì. Chiamiamo anche il nostro agente. Vediamo se ci dice qualcosa di interessante. Se ha qualche novità per noi. Sono riuscito a procurarti una piccola donazione. Grazie. Mi serviva. Qua non possiamo fare nulla. Beh, dipingiamo ancora. Facciamo un dipinto... No, il dipinto 3 se l'avevamo già fatto. Aspetta. Ma è diverso. No, no, continualo. Riprendi. Questo non l'abbiamo mai visto. Perché uno triste l'avevamo già fatto, che era forse questo. Sì, esatto, dipinto triste. Questo invece che cos'è? Intanto lei come sta andando a lavoro? Dai, non male. Sei ancora... Sì, sta lavorando sodo. Carino però. Un altro capolavoro. Bene. Questo... Ma...
Là in fondo ci sono Marina e Veronica che stanno parlando fra di loro. Le raggiungiamo, dai. Aspetta, ci sono anch'io, un attimo. No, ma dai. Non ce l'abbiamo fatta. Peccato. Beh, ma forse con Veronica sì, con Veronica. No, neanche. Sì, ok. Almeno parlare un po' con Veronica. Spettegola sui vicini, conversazione profonda, racconta una storia incredibile. Condividi un segreto. Dovrebbe andare in bagno. Qua come va? Non ce la facciamo ad avere una promozione, vero? Mi sa di no. Dai, che manca pochissimo. No, non ce l'abbiamo fatta. Però domani secondo me ce la fa. Lei avrà bisogno di socialità, allora vieni qui e parla un po' con loro. Adesso avrà bisogno di energia. Allora, intanto, andiamo qua. Qui è arrivato qualcosa? No, non è arrivato ancora nulla. Allora vai a dormire. Usa e fai la doccia. Ok, e ha fame anche. Apri, prendi una porzione. E poi puoi andare a dormire. Allora, lei l'incarico l'ha completato. Va a lavorare oggi, quindi cerchiamo di essere ispirati, che secondo me la promozione ce la facciamo. E anche qua deve suonare uno strumento, va bene. Vediamo se riusciamo a ricevere queste due promozioni. Intanto, usa. Apri, prendi una porzione e finché mangi, guardi il canale comico. Lei a che ora va a lavorare? Alle 10. Va bene. Magari no, è ancora presto per lei andare a lavoro, quindi può dormire tranquillamente. Tu dovresti suonare. Allora, spegni la TV. Ah, l'ha già spenta, brava. Esercitati. Poi ti eserciti anche con la chitarra. E anzi, con la chitarra facciamo. Però aumenta. Se fa suonare meglio la chitarra. Allora sì, dai, va bene. E lo stesso suona un concerto. Lei sta bene. Beh, direi che puoi anche svegliarti adesso. Butta il cibo variato, magari fai un pasto veloce, bevi del latte. Poi puoi farti una doccia riflessiva. Non ha bevuto il latte? No, non ha bevuto il latte. Lei va a lavorare fra un'ora. E allora vieni qua. Aspetta. Questo lo spostiamo intanto. Lo mettiamo di qua. Se riesco, lo mettiamo qui. E vieni a dipingere un dipinto. Facciamo stavolta pop art medio. Basta per il latte. È rimasto qui questo, aspetta. Ok. No, ma è orribile, dai. Ma perché? Lei va al lavoro alle 14, ok. Ha completato? Sì, ha completato. Allora smetti di suonare. Stai qui, però magari chiamiamo qualcuno. Invia un SMS a Veronica, visto che ha bisogno di socialità, chiacchiera con Michele.
È ora di andare al lavoro. E allora vai. Facciamo un lavoro a sodo. Qui come sta andando? Sì, sta meglio. Sta meglio e allora... Ora viva l'ambiente. Anzi no, ho sbagliato. Sei in piena cerca di ispirazione, visto che devi essere ispirata. Vabbè che manca ancora tanto per andare a lavoro, però... Visto che vorrei questa promozione, è meglio prepararci. Qua sta andando tutto bene? Sì. È sul lavoro a sodo? Sì. Forse riusciamo anche con lei. Lei sta bene. Come bisogni, stai benissimo. Magari. Fai un pasto veloce. Con lo yogurt. C'è Marina. Vabbè, ma adesso deve andare a lavoro, quindi è inutile farla entrare. Hai finito di mangiare? Sì. E allora vai a lavoro. E facciamo sempre lavoro a sodo. Ok, aspettiamo. Dobbiamo aspettare... Le 19 che torna lei. Lei invece alle 21. Mi sa tanto che riceverà una bella promozione anche lei. Sì. Anche lei. Sì, dai. Dai, ce la facciamo. Secondo me ce la facciamo. Tasti appiccicosi. Anna spera di guadagnare denaro extra insegnando il pianoforte ai ragazzi del quartiere, ma il suo primo studente versa una bibita sulla tastiera. Può dire al piccolo Barbaro di tornare la settimana prossima quando avrà sistemato il pianoforte, oppure addebitare la pulizia e la riparazione alla madre. Dai, rimanda la lezione, povero. Quella non sarà l'unica lezione rimandata. Dopo aver trafficato un'ora sui tasti con uno strofinaccio, Anna deve riconoscere che il pianoforte ha bisogno di un intervento professionale. Per qualche tempo sarà impossibile suonarlo. Vabbè. Oh, bene, ce l'abbiamo fatta. Lei riceverà una promozione. Vediamo se anche lei... Dai, manca pochissimo. No, che succede? Tesa? No, non essere tesa. Non essere tesa. Sì. Ora può essere tesa. Ce l'abbiamo fatta comunque. Vediamo un po' cosa diventano adesso. Lei era artista in residenza. Adesso diventa... Pittrice professionista! Lucia è stata promossa pittrice professionista. Abbiamo ricevuto un bellissimo bonus. Cavalletto ogni stagione deluxe. Adesso lo proviamo subito. Invece lei al momento è pianista professionista. Vediamo cosa diventa. Ci hanno dato... Intanto togliamo questo. Un cavalletto. Questo? Carino! Vediamo. Molto carino! Come colori cosa abbiamo? Ah, qua. No, ho sbagliato però. Volevo cambiare questo. C'è su... Ah, c'è chiaro così. C'è tipo bianco, marrone scuro. No, lasciamo pure questo colore. Adesso però, questo dipinto lo mettiamo qua. Questo lo togliamo e questo lo mettiamo qua. Bellissimo. Veramente bellissimo. No, ho sbagliato. Tu potresti finire... Ah, dobbiamo aumentare il livello di logica adesso. Ah, però. Vieni qua, finisci di riprendere... Finisci di fare questo dipinto. Lei torna alle 21. È tristissima! No, per i tasti appiccicosi! Ma cosa? È orripilante, però. Questo lo vendiamo. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Naviga su internet? No! Vendi alla galleria d'arte. Perfetto. Poi vieni qui e mangia qualcosa. Servi la cena. Fai il formaggio grigliato per tutti. E questa è da buttare via. Senza bruciarmi la cucina. Eccola! Promossa a arco sinfonico. Wow! Abbiamo ricevuto il bonus, però non ci hanno dato niente come oggetti. Va bene. Adesso abbiamo tantissimi simoleon. Hai raggiunto il livello 4 di cucina, va bene. Prenditi anche te una porzione.
Però lei avrebbe bisogno di divertirsi, quindi guarda il canale comico intanto. E magari guarda anche tu. No? Sì? Che fanno? Guarda il canale attuale. No! Manca poco il compleanno! No! Stanno già diventando anziani! Sia loro, sia tutti gli altri, perché bene o male hanno la stessa età. Quindi, Michele li compirà adesso insieme a loro, visto che sono gemelli. Veronica li compie prima. Già, siamo prossimi alla vecchiaia anche con loro. Va bene. Prima o poi succede a tutti. Fai la doccia, dormi. Ti stai divertendo? Magari guarda, fai ancora un po' di zapping. Poi riponi questo. E dormi. Perfetto. Ok, dai, io direi comunque che possiamo fermarci qua con questo episodio. Quindi lasciate invece un commento se vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!